Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Cacciatore di Misteri. Questo episodio l'avevo già proposto, ma in questo video voglio comunque portare una versione un pochettino più allungata e con un po' più di fatti. La morte dei Pokémon è un tema ricorrente molto spesso, seppur parecchio velato. Dalla prima generazione alla sesta e dalle strane descrizioni del Pokédex a fatti visti di persona, oggi parleremo in modo approfondito di tutto ciò che riguarda la morte nei giochi Pokémon. Ovviamente potrei dimenticarmi qualcosa. Qualsiasi cosa mi possa dimenticare, scrivetelo qui sotto nei commenti. Potremmo dividere le varie morti nei giochi Pokémon in 9 punti, e li andremo a toccare tutti quanti. Cominciamo col primo, il Raticate di Gary. Si specula che Gary, una volta arrivato alla torre Pokémon, non abbia più Raticate. Questo è vero. Si specula anche che una volta finita la sfida nella MN Anna, noi uccidiamo il povero Raticate. Non proprio così. Insomma, lo feriremo talmente gravemente che Gary non fece in tempo a raggiungere il centro Pokémon e purtroppo il Pokémon morì. Ma è veramente successo questo? O è Gary che ha semplicemente cambiato Pokémon e ha cercato quindi di prenderne uno più forte? È strano anche che si trovi proprio la torre Pokémon una volta che è successo questo, e questo è probabilmente il fatto principale che abbia fatto pensare a una morte del Pokémon. Quindi, morte o meno, non ne siamo completamente sicuri, non possiamo dire che effettivamente il Raticate sia morto. Ma comunque questo primo punto ci collega al secondo, con le varie torri Pokémon. Tutte queste ci possono ovviamente spiegare che i Pokémon muoiono. Ce lo dicono tranquillamente, ci sono anche parecchi allenatori che ci regaleranno degli strumenti dicendo che il loro Pokémon è morto e quindi che loro non se ne fanno più niente. Le torri Pokémon sono sempre state un punto fondamentale abbastanza inquietante. Un punto fondamentale dove i Pokémon possono riposare in pace, basti solamente pensare a Marowak, il fantasma di Marowak, o tutti i vari Pokémon spettro che possiamo incontrare nelle varie torri. Nella prima generazione questo è più accentuato in quanto i Pokémon sono più sotto forma di fantasma, che potrebbe somigliare di più a Missigno, che a forma di Pokémon, infatti ci servirà la spettrosonda per poterli vedere. Dopotutto, con tutte le posizioni delle varie torri Pokémon, possiamo notare che le tombe sono tante e i Pokémon morti pure. C'è anche da dire che insieme alle varie torri Pokémon ovviamente c'è il Monte Pira, anche quello lì punto fondamentale per il riposo eterno dei Pokémon deceduti. Una cosa molto curiosa è che non c'è nessuna torre Pokémon nella seconda generazione, difatti è stata tolta e sostituita con una torre radio. Non si sa se è stato fatto per poter celare un pochettino il fattore morte, oppure semplicemente per un restyle di Kanto. Fatto sta che è molto curioso anche perché dalla terza generazione ritorna il Monte Pira e che quindi la morte ritorna. Il quarto punto è la morte di Ash. Difatti non è la prima volta che Ash tra virgolette muore, l'abbiamo visto nel primo film Pokémon, quando Mew e Mewtwo si stanno sfidando. Ash si metterà in mezzo e purtroppo verrà colpito dall'attacco combinato di due Pokémon, morendo. Ovviamente ci sarà anche il lieto fine, ovviamente ritorna in vita, e che quindi questa morte, diciamo, è stata abbastanza minimizzata, ai minimi termini, se così possiamo dire, se possiamo trovare un modo per poterlo definire. Quindi possiamo notare che perfino nell'anime, nel cartone Pokémon, un personaggio principale muore, e che quindi la morte è un tema presente. Il quinto punto è la morte di Red. La morte di Red è più che altro una teoria, ma che è molto suggestiva. Difatti si dice che Red sia morto e che adesso il suo fantasma sia ad aspettare al Monte Argento sempre un nuovo allenatore per potersi confrontare con lui. Il che è curioso che si dica che sia morto, non è provato assolutamente in alcun modo, ma è anche molto strano che sia possibile trovarlo tutte le volte, una volta aver sconfitto la Lega, e in altri modi no. Si dice che quindi possa aspettare un vero allenatore che abbia sconfitto la Lega Pokémon, ma comunque la teoria rimane molto limitata perché non ci sono prove al riguardo. Sempre un'altra morte di qualche vecchietto la troviamo in bianco e nero, l'avevo già detto in un precedente video, di un vecchietto a cui lasceremo un Pokémon e che quando torneremo una volta finito il gioco, il Pokémon dentro la Pokéball insieme a una lettera d'addio. Un fatto molto curioso è il settimo punto, settimo e ottavo possiamo dire, per il semplice fatto che parla entrambi di ragazzine fantasma, la prima in X e Y, quella ragazzina fantasma che troveremo a Luminopoli, che poi troveremo anche in Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Non abbiamo ancora indizi su chi in realtà sia o che cosa voglia da noi. Il fatto è molto curioso che apparirà
ci dirà semplicemente che non siamo i prescelti e scomparirà. Se Nyx e Y poteva sembrare inquietante, beh, in Omega Ruby Alpha Sapphire, che la troveremo ai piedi del Monte Pira, insieme a delle tombe, diciamo che implementa la curiosità su questo personaggio. La ragazzina fantasma in Bianco e Nero e Bianco e Nero 2 praticamente racconta la storia di come non sia riuscita a salvare il suo Abra da un incubo di Dark Ray e che quindi Dark Ray abbia portato via la vita a questa povera ragazzina. La prima volta potremo trovarla nel Ponte Meraviglia in Bianco e Nero, mentre in Bianco e Nero 2 la troveremo nella casa stregata. Se vi interessa sapere della storia di questa ragazzina, beh, probabilmente potrei farci un video a parte. Come ultimo punto, anche se non ho toccato tutti quelli presenti in tutti i giochi Pokémon, possiamo trovare la morte di Floette, il Pokémon di Hoenn. La storia dice che praticamente 3000 anni fa c'è stato un uomo che aveva un Pokémon che adorava molto, che era Hoenn con il suo Floette. A Kalos scoppiò una guerra e questo Pokémon andò a combattere in questa guerra, infatti, dove purtroppo venne ucciso. L'uomo ricevette il corpo inerte del suo amato Floette qualche tempo dopo e, addolorato più che mai, costruì un dispositivo gigante per riportarlo in vita. Ci riuscì, ma non fu in grado di superare la sua disperazione e trasformò la macchina in un'arma con la quale distrusse entrambi gli schieramenti della guerra, ponendone la fine. Quindi, in poche parole, Floette è morto, è ritornato in vita, e Hoenn uccise molte e molte più vite per poter riavere il suo Floette. Quindi, ragazzi, io vi ho portato i temi della morte presenti nei giochi Pokémon. Ovviamente sono molto stilizzati, ce ne sono molti di più, magari potrebbero essere approfonditi ulteriormente. E questo potremmo sempre farlo. Ne conoscete altri di temi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Noi ci rivediamo a un prossimo episodio di Cacciatori di Misteri. Un saluto a Teo e ciao ciao. Mi raccomando, tanti mi piace, seguitemi nel link in descrizione.